sistema sanitario regionale e nazionale. Il nuovo ospedale di Mugaglia e non solo, diversi temi affrontati durante il Consiglio Comunale monotematico sulla sanità svoltosi a Pesaro lunedì 6 novembre. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, hanno risposto all'invito dell'amministrazione comunale pesarese per discutere sulle problematiche legate alla sanità. È importante essere sempre in capacità relazionale con i territori, con le città importanti della nostra regione, soprattutto in una città dove sta partendo un'infrastruttura importantissima, un nuovo ospedale attesissimo dopo tanti anni, e la città ha anche il comprensorio dove la riforma sanitaria sta incidendo in maniera significativa, dove stiamo cercando di riunificare, abbiamo già riunificato l'area vasta e Marche Nord, e dove noi puntiamo tantissimo per abbattere la mobilità passiva. Il presidente Acquaroli si è detto disponibile al confronto, pochi dubbi sul futuro della sanità pesarese. A distanza di circa 18 mesi dal primo consiglio comunale monotematico, il governatore della Regione Marche ha parlato così della situazione attuale. Il futuro della sanità pesarese è una sanità maggiormente in sintonia e maggiormente coordinata, e soprattutto una sanità che è in grado di dare un messaggio anche al territorio, come del resto anche nell'altra parte della nostra regione. Una sanità che ha necessità di riequilibrare il ruolo dell'aguzia col territorio per far sì che si riesca a creare un maggior filtro e soprattutto un'azione che possa dare le risposte che i nostri cittadini si attendono. La situazione è una situazione che sta procedendo verso le riforme che abbiamo stabilito. Le immagini che io ero venuto qua circa un anno fa, siamo al terzo anno, oltre un anno siamo stati condizionati fortemente anche nella relazione alla pandemia. Subito dopo abbiamo avuto un primo consiglio comunale monotematico aperto, siamo qua per il secondo consiglio monotematico aperto. A me fa piacere questo tipo di rapporto che si stabilisce, perché è un rapporto di natura istituzionale. Il fatto che ad un consiglio comunale di Pesaro sia presente il presidente della regione, il vicepresidente e assessore alla sanità, l'assessore all'edilizia, significa in modo inequivocabile che c'è una volontà di cooperare tra le istituzioni che formano la Repubblica. Domandiamoci e domandate quante volte il presidente della regione, che ha dello stesso partito della maggioranza, ha partecipato a un consiglio comunale a Pesaro con i suoi assessori. Noi è la seconda volta che veniamo, abbiamo fatto tutta una serie di riunioni, ma è un nostro dovere, non è una elargizione di bontà. Si è parlato del nuovo ospedale di Pesaro. Recentemente è stata pubblicata la gara per il progetto e l'assessore regionale Francesco Baldelli ha parlato di opera importante che dimostra la grande attenzione della giunta Acquaroli nei confronti della città pesarese. Non solo è stata pubblicata, ma oggi abbiamo già il risultato di quanti studi di progettazione hanno partecipato alla gara per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro. Ben 12 studi, una gara molto partecipata, di cui siamo orgogliosi, perché è la prima gara di questo tipo, è stata pubblicata proprio dalla Regione Marche. Il più grande investimento mai realizzato dalla nostra regione si realizza a Pesaro. Questa è la dimostrazione della grande attenzione della giunta Acquaroli verso questo capoluogo provinciale, che negli anni passati ha parlato per decenni di nuovo ospedale, forse distogliendo le attenzioni della comunità e mai realizzandolo. In soli 30 mesi siamo arrivati alla gara e alla partecipazione di ben 12 società di progettazione. Faremo grande attenzione al contesto urbanistico in cui si va ad inserire il nuovo ospedale nel quartiere di Mugaglia, perché vogliamo l'integrazione di questo nuovo grande presidio in un territorio molto fragile ma anche molto bello. Credo che se parliamo con qualsiasi cittadino, 9 su 10 ti dice che negli ultimi 3 anni è peggiorato. Sono aumentate le liste d'attesa, è aumentata la mobilità passiva, addirittura tante persone vanno a partorire a Rimini, in Romagna, quindi c'è un problema, è vero. E dopo 3 anni bisogna smettere di dare la colpa a chi c'era prima, bisogna prendersi le proprie responsabilità. E abbiamo fatto un buon accordo sull'ospedale, ovviamente non è l'ospedale che io volevo un ospedale più grande, lo volevo prima, si è perso anche parecchio tempo, però è un bel investimento per la città, perché sono oltre 200 milioni di euro per la città di Pesaro. Il punto vero è che cosa ci vogliono fare dentro questo ospedale. Hanno smantellato l'azienda sanitaria,
l'azienda ospedaliera, che era lo strumento per avere qua delle eccellenze, reparti di eccellenza, medici di eccellenza, e poi che fine fa l'integrazione con Fano e questo come si rapporta col resto del territorio provinciale. Pare che ci sia molta confusione, molte domande fatte dai consiglieri comunali sono rimaste in evase e c'è proprio una difficoltà anche nello spiegare il sistema organizzativo. Che cosa succede? Che ci sarà un unico primario per i quattro ospedali della provincia di Pesaro Urbino? Ognuno avrà il proprio primario? Insomma, ci sono molte domande in evase, ovviamente abbiamo fatto anche il punto sull'ospedale, c'è un cronoprogramma, speriamo che i tempi vengano rispettati, vogliamo essere coinvolti sia nel progetto sia nel cronoprogramma dello spostamento dei reparti, perché credo che sia fondamentale coinvolgere la città. In più chiediamo alla Regione di intervenire sul San Benedetto, ancora non ci hanno messo un euro, e in generale di non sottovalutare i problemi nella psichiatria, i disturbi alimentari, i problemi della sanità territoriale, che sono enormi e che riguardano tutto il paese, ma nel nostro caso sono ancora più gravi. Quindi abbiamo fatto una bella discussione, ognuno con le proprie idee, però credo che sia servita il Consiglio Comunale ad incalzare sui temi della salute dei cittadini e nei prossimi mesi continueremo.